Bene, è aperto, sì. Beh, intanto buonasera. Io sono abbastanza emozionato e felice, prima di essere qui al meeting, che è sempre, non è la prima volta, e devo dire che è sempre un'avventura stimolante per il cervello e per gli occhi. Cioè, vedere una popolazione come voi e come noi, riunita intorno a interessi generali, e per almeno per il nostro paese è sempre un'avventura unica. Soprattutto questa sera io devo ringraziare in modo particolare Vitadini, non ho ancora potuto farlo personalmente, e Matteo Gatto che ci ha assistito in questa iniziativa, di poter dare un piccolo spazio, che poi spero che sia piccolo ma di spessore importante, anche all'architettura. L'architettura è un argomento che sembra che tutti noi abbiamo conoscenza, conosciamo il significato, sembra una cosa che ci appartiene, che fa parte del nostro sistema di vita, del nostro ambiente, del nostro paesaggio. In realtà in Italia si trova in una situazione abbastanza ambigua negli ultimi, dal dopoguerra in poi, e forse ve ne rendete conto, perché il disagio che tutti noi subiamo, siamo sotto al cappello di un tema generale stupendo, cioè della libertà. Siamo reduci di aver sentito il Presidente del Senato sul discorso libertà e democrazia, giustamente ha detto, per fortuna c'è un punto interrogativo, ecco perché sono qui. Ma allora possiamo traslare i termini, l'architettura è libertà, cioè con un punto interrogativo, perché non lo è, certamente se lo affermiamo. Però per capire che cosa, per fruire della libertà e dei suoi significati, bisogna anche capire le strutture, gli elementi che la generano. Certamente il territorio, dico, noi nasciamo nell'architettura, ahimè moriamo nell'architettura, noi viviamo in un territorio progettato da altri, costruito da altri, deturpato da altri, e dobbiamo subirne il bene e il male. Forse ultimamente stiamo subendo più il male che il bene. E allora bisogna cominciare a capire perché l'uomo si è circondato di architettura, cosa è successo, che cosa significa alla fine questa architettura. Perché io cercherò, vi parlerò per un quarto d'ora, 20 minuti, non di più, cercherò di non annoiarvi e di non parlare come parlano gli architetti. Perché sapete, gli architetti sono tutto un loro linguaggio, che fino a che è un linguaggio gergale, professionale, che finché quando parlano fra di loro si intendono, ci sono dei sottintesi e li intendono. Quando si parla con i fruitori dell'architettura, cioè con quelli che sono costretti a viverci dentro e a subirla, diventa un po' come nel passato si parlava latino, cioè molti non capiscono, e allora ci faremo uno sforzo di capire. Guardate che noi potremmo vivere benissimo senza architettura. Cioè, in fondo l'uomo ha inventato l'architettura quando è uscito dalla caverna. I nostri nonni sono nati, sono comparsi e si sono riparati in una caverna, perché era l'unico mezzo naturale che avevano a disposizione per ripararsi dal vento e dalle intemperie, e anche magari dalle intemperature, quando hanno inventato il fuoco per fare dell'energia che generava calore. E allora si sono creati un primo contenitore che li potesse proteggere dalle violenze non controllabili esterne alla natura. Usciti dalla caverna, hanno cominciato a trovare delle colonne naturali, che erano dei cilindri alti con delle foglie in cima, se li sono tagliati, hanno trovato con questo modo il modo di staccarsi dalla terra, in modo che sotto di loro potessero passare acque e animali, e qui abbiamo tutte le civiltà delle palafitte. E così è andato avanti, ma questo contenitore, che doveva raccogliere la vita e il lavoro e le attività familiari dell'uomo, in fondo, se voi pensatene, in 50.000 anni non è che sia modificato molto. Si può dire, facendo un percorso rapidissimo, che fino a una ventina di anni fa tutto è appartenuto alla tradizione, al linguaggio che è partito tagliando quel famoso albero,
Ecco perché le colonne sono tonde, cioè se gli alberi fossero dei parallelepipedi avremmo le colonne greche come dei parallelepipedi, eccetera, eccetera. Alla fine abbiamo inventato dei tetti, il tetto è poi in fondo un elemento di copertura per proteggerci sempre, e siamo andati avanti nel tempo portando degli elementi costruttivi abbastanza semplici, elementari. Abbiamo sempre costruito, dopo il legno abbiamo inventato la terracotta, quindi abbiamo prefabbricato dei piccoli elementi sulle dimensioni ergonomiche adatte a essere impugnati da una mano, che è il mattone, abbiamo fatto dei muri, poi abbiamo tagliato la pietra e siamo andati avanti, però tra mattone e pietra abbiamo continuato a farci dei contenitori rigidi, opachi, pesanti, abbastanza pesanti perché ci potessero avere anche una coibenza naturale da proteggerci dal caldo o dal freddo fra interno e esterno, e abbastanza opachi che ci hanno obbligato a farci dei buchi per far passare aria e luce, e le abbiamo chiamate finestre. E così andando secolo dopo secolo è nato un vocabolario nel modo, sia nel linguaggio formale che nel linguaggio progettuale dell'architettura. In fondo abbiamo sempre creato dei contenitori dove i muri, cioè questi setti che ci proteggevano dall'esterno, rigidi e opachi, poi naturalmente li abbiamo decorati, abbiamo inventato delle paraste, abbiamo... Il barocco poi ha fatto dei colpi di mano terribili, è riuscito a inventarsi delle linee curve, però tutto sommato era sempre questa scatola che conteneva delle attività dell'uomo, che più o meno erano sempre quelle, perché fino all'epoca moderna il sistema delle comunicazioni o il sistema di vita non era cambiato molto, cioè c'era sempre una zona dove si dormiva, una zona dove si mangiava, il lavoro in casa non avveniva o avveniva nel laboratorio, eccetera, eccetera. Nello stesso tempo gli architetti naturalmente si sono sempre adeguati, sono sempre affinati, hanno fatto dei salti di ingegno di grandissima qualità e naturalmente hanno cercato di creare dei contenitori che fossero sempre adeguati secolo dopo secolo alla cultura o alla civiltà che quella società nei vari paesi sapeva esprimere, sempre adeguandosi ai linguaggi comuni, agli aspetti comuni, l'organizzazione della città. Pensate alla città medievale, la città medievale era di una modernità assoluta, ma calzava perfettamente secondo si organizzava intorno a una piazza, a una chiesa, a un olmo, però calzava perfettamente sul sistema sociale e sul sistema dei costumi della popolazione. Sono questi famosi centri storici che ancora oggi noi conserviamo, per fortuna, e veneriamo. Ma è successo qualche cosa. Cioè dal dopoguerra in poi sono successe diverse cose. Cioè pensate che prima quando abbiamo abbandonato il mattone e pietra abbiamo inventato una pietra liquida che poi è il calcestruzzo. Non so se voi sapete, ma il calcestruzzo non è altro che prendere delle pietre, cuocerle, farle della polvere, renderla completamente anidro, si aggiunge dell'acqua e dopo 28 giorni torna a essere una pietra con delle resistenze più o meno maggiori. Ma può essere plasmabile perché, essendo una pietra liquida, io gli do fare una cassa forma di legno, che poi butto via e ci colavo dentro queste cose, un po' come si fanno i vasi di caolino o quando si stampa una materia plastica in uno stampo. Quindi devo fare uno stampo e naturalmente questo poi ci ha portato a dei progressi tecnologici, per cui finalmente abbiamo inventato dei telai. Questi telai strutturali in calcestruzzo e in ferro hanno determinato un'architettura che però veniva progettata e trascritta perché potesse essere costruita con dei mezzi che più o meno erano ancora i mezzi degli egiziani. Cioè noi siamo andati avanti fino agli anni 60 usando la squadra e il compasso, poi chiamavamo tecnigrafo, degli strumenti strani, ma più o meno erano gli stessi strumenti che usavano gli antichi egizi o i romani per disegnare l'architettura. E questo aveva dei limiti, certamente, perché era molto più facile tracciare sulla carta, sulla pergamena o sulla carta da lucido, come volete chiamare, delle forme geometriche regolari, quindi angoli retti, perché poi è una convenzione che è quella dell'angolo retto, o poi avevamo squadre a 30 e a 45 gradi, quindi
quando facevano delle linee inclinate, guarda caso, nelle costruzioni che ci circondano, sono sempre a 30 o 40, o 60 o 45 gradi, quello che gli strumenti ci permettevano. Poche forme, l'architettura, e qui passa tutto il razionalismo, la parola stessa lo dice, cioè razionalizzava tutto il sistema, sia costruttivo che progettuale, secondo dei canoni ben precisi, perché dovendo il progetto per portarlo sul cantiere cambiare le scale, cioè questa bottiglia la devo disegnare al vero per poterla fare così, ma però essendo una bottiglia magari che può essere una torre che è alta 100 metri, non posso fare un disegno di 100 metri, devo disegnarlo un centesimo, quindi facevo un disegno di un metro. E poi naturalmente con gli strumenti che avevo, se io avessi voluto fare una torre elicoidale in cemento armato alta 100 metri, avrei dovuto produrre una quantità di disegni fatti a mano immensi, tempi terribili, e poi poter controllare l'esattezza di una linea curva, di una parabola, dovevo proprio matematicamente andare per ordinate ascisse e fare tutto un sistema di punti per ricavare questa linea esatta. L'avvento del computer, che poi ai tempi in origine lo chiamavano, il cervello artificiale, il cervello elettronico, sbagliato perché è l'oggetto più stupido che esiste, però sa fare i conti, è preciso. L'avvento del computer ha creato una svolta incredibile nel mondo dell'architettura, ha creato una metamorfosi e ha consentito, in questi ultimi 30-40 anni, ma direi 30, agli architetti di tutto il mondo, certamente del mondo evoluto, del mondo ricco, di finalmente avere i mezzi tecnologici, scientifici e tecnici per adeguare le costruzioni, i contenitori dell'uomo ai nuovi costumi dell'uomo. Perché nel frattempo l'uomo, avendo il computer, si era inventato l'automobile, si era inventato le radio transistor, c'aveva la televisione, c'era tutto un sistema di comunicazione, di apprendimento, di trasferimento di lavoro e di idee che non era più adeguato al contenitore tradizionale, che più o meno era quello ancora rurale, perché se non era il palazzo del prince o il palazzo istituzionale, era sempre una casa rurale che più o meno era una cascina che per centinaia, per secoli non è mai cambiata né nell'impianto né nella forma, era sempre dei setti opachi con dei buchi chiamati finestre. L'uso del computer, quindi la libertà, e qui torniamo al discorso della libertà, è stata una scoperta della libertà delle idee, finalmente è nata una libertà totale. È come per un poeta avere una lingua che ha 400.000 vocaboli invece che 200, ha la libertà di progettare forme, strutture, ambienti, sistemi urbani liberi dalla geometria precisa. Perché con un computer puoi tracciare qualsiasi iconica, tutto viene disegnato, forse non sapete, ma col computer si disegna al vero, cioè la torre di 300 metri si fa un disegno di 300 metri. Quindi tutta la precisione nel momento che poi posso riprodurre su carta o trasmettere dei file digitali in tutte le scale che voglio, quindi lo posso ridurre e mi ha dato una possibilità incredibile. Cosa è successo? Questo ha cambiato completamente sia il linguaggio concettuale nel concepire l'architettura, sia il linguaggio espressivo che è quello formale ed estetico. Questo significa che tutta una terminologia, abbiamo nominato, ogni volta che si nomina la tecnologia c'è qualcuno che si incassa orribilmente e allora torniamo sempre alle origini. No, lasciamo stare le origini e usufruiamo di questo mezzo. Cosa succede? Questo ha fatto finalmente, non si usano, guardate, nelle architetture contemporanee, e stasera poi vi parlo brevemente di questi due signori, non ci sono più, cioè tutto il linguaggio tradizionale, ciao Francesco, tutto il linguaggio tradizionale che ci consente di leggere, per quanto ne sappiamo, per quanto ci è dato di sapere, che poi c'è tutto l'altro problema a proposito di libertà, che ci sarebbe anche la libertà di poter conoscere. Ma guardate che da 40 anni a questa parte tutto il sistema mediatico ci nega la conoscenza sul progresso dell'architettura, e qui si può capire il perché. Perché altrimenti le città che viviamo non sarebbero così. Cioè potremmo esprimere noi una domanda evoluta, una domanda di modernità, di contemporaneità
dei contenitori che dobbiamo subire, che potrebbe dare fastidio degli interessi costituiti, che sempre è meglio prima terminare l'ultimo mattone. Cioè questo ha portato a che questi famosi contenitori non avevano più dei setti che erano strutturali, dei muri pesanti, cioè ormai si lavora per membrane, cioè si lavora per schermi che ci separano fra l'interno e l'esterno, schermi che possono essere trasparenti, possono essere opachi, possono essere di tanti materiali, possono essere curvi, dritti, sferici, non ha più nessuna importanza. L'importanza è che l'architettura esterna, gli edifici oggi non hanno più la facciata, non hanno il tetto, non hanno il cornicione, non hanno la gronda, non hanno il pluviale, non hanno il portone d'ingresso, non hanno le finestre, non hanno i balconi, non hanno le terrazze. Cioè tutto questo tipo di linguaggio oggi non ha nessun significato per leggere l'architettura che da 20 anni, 30 anni si costruisce nel mondo e presto, e si sta costruendo anche, per fortuna, sta iniziando in Italia. Non dobbiamo essere pessimisti, però nasce sempre per gemmazione spontanea, non per domanda popolare. Tutto questo nuovo, che veramente è stata una metamorfosi. Tutti voi avete sentito parlare di Bilbao, no? Forse qualcuno ha fatto un viaggio a Bilbao, sono andati a Linate, hanno messo addirittura qualche anno fa, c'era un aereo quotidiano che portava gente, non architetti, portava gente curiosa, culturalmente curiosa a Bilbao. Bilbao era una città orrenda, una città mineraria, che ha fatto una scelta intelligente, capendo i mezzi espressivi e sociali e qualitativi e culturali che l'architettura contemporanea può dare, hanno detto cambiamo la città. Si sono costruiti un museo, si sono costruiti una metropolitana, una casa della musica, dei ponti, chiamando degli architetti, è diventato un luogo turistico. Invece di andare a vedere l'Acropoli di Atene, ecco, giustamente si può andare a vedere l'Acropoli di Atene, ma forse è ancora più giusto andare a vedere quello che è successo a Bilbao. Cioè il mondo intorno a noi si sta trasformando. Però noi dobbiamo cominciare a sviluppare una conoscenza, dobbiamo incuriosirci. Quando uscirete, credo che ci sia una rivista che io faccio ormai da 20 anni per ciascuno di voi, guardate le figure, perché poi l'architettura si può anche guardare solo le figure, poi se avete voglia vi leggete anche quello che c'è scritto, ma guardate le figure e scoprite che ci sono immagini italiane, poche italiane, ma di quello che avviene nel mondo, e vedete come il mondo si sta trasformando e ci sta preannunciando un futuro che direi che non è così tragico come viene in tante cose. Nel nostro paese, contrariamente a quanto dice Montezemolo, l'unico settore che è ricco di innovazione, di ricerca, di gente che veramente si rimbocca le maniche dalla mattina alla sera, è quello dei, da una parte, i costruttori di componenti, e qui ne abbiamo un riminese in prima fila, che ha dato un grandissimo contributo agli architetti per poter sviluppare i loro progetti. E dall'altra parte non è vero che le superstar esistono solo in giro per il mondo, anche l'Italia ha degli ottimi professionisti che se possono avere una committenza abbastanza erudita, abbastanza ambiziosa, perché poi c'è tutto il discorso dell'ambizione. E chiudiamo subito questo discorso, ne apro uno velocissimo. Prima di 2 ore fa abbiamo fatto una conferenza stampa, c'è stato un giornalista che ha fatto una domanda curiosa, ha detto datemi un esempio a proposito di libertà di una città, di una architettura o di insieme di architetture che esprimono la libertà, quindi positive, e uno negativo invece che esprimono la violenza. Abbiamo detto diverse cose, io ho detto una cosa molto semplice, ve la ripeto, ve ne sono perfettamente convinto. Le nostre città stanno esprimendo violenza, prima perché da parte dei cittadini non c'è più. Guardate che fino agli anni 40 c'è stata una domanda fortissima, forse c'era anche un certo tipo di politica che la strumentalizzava e ne faceva un transfer di propaganda, ma c'è stata una domanda fortissima di modernità e tutti i nostri padri vivevano in case, se erano case nuove degli anni 40 o degli anni 30, che rispettavano i linguaggi più aggiornati e più contemporanei dell'architettura. E poi questo non è più successo.
La città che abbiamo noi oggi dal dopoguerra in poi, che non abbiamo saputo approfittare nel rigenerarle, perché non rigeneriamo niente. Noi, se fate caso, in Italia si conserva nel centro storico, poi si costruisce intorno, poi si continua a costruire nei prati, non si demolisce mai niente. C'è una grande fabbrica nel centro della città, nessuno la demolisce, perché sennò poi perde la cubatura e per 30 anni avremo un rudere tra i piedi, e questo qui, e continuiamo a costruire cose nuove nei prati. Nei prati i terreni costano sempre meno, quindi le case valgono meno, si costruisce sempre in modo più economico e nasce questa terribile periferia che cintura i centri storici e che rende le città violente. Ma non è la violenza quella fisica o della droga. Io trovo che c'è una violenza visiva, di impatto visivo, che dobbiamo liberarcene. Cioè, noi dobbiamo essere liberi di rifiutare un mondo che ci opprime, un mondo violento di qualità. Cioè, noi abbiamo il diritto di avere, è una libertà, noi dobbiamo essere liberi di avere della qualità, perché con gli stessi soldi si possono fare delle cose buone come delle cose cattive. Tornando al discorso prima di Bilbao, sta avvenendo una cosa positiva in Italia. Finalmente si è dato inizio a un certo tipo di grande opere. Non è che avvenga tanto a livello del pubblico, tranne qualche cosa che sta avvenendo, che è avvenuto a Roma, ma a Milano, per iniziative abbastanza incredibili tra pubblico e privato, tra una fiera che doveva abbandonare un sito centrale della città, quindi doveva spostarsi fuori, e quindi liberare un grande 40 ettari, 40 ettari nel centro di Milano, pensate un po'. Il valore, straserviti, perché dove è il sito della Fiera di Milano, che si è trasferita a Rho, che ha permesso a Rho di realizzare, ed è finita, e vi invito, invece che andare a Bilbao, questo è già visitabile, la Fiera di Milano è forse la costruzione più contemporanea, più avanguardista che c'è oggi nel mondo. È un'operazione incredibile, che inorgoglisce un po' tutti noi, inorgoglisce l'architettura e gli architetti. Ma questo qui ha generato subito, immediatamente, un sistema di qualità fra domanda e offerta, per cui sul sito è stato organizzato un concorso che poi Maggiora ci racconterà, ma nasce un brano di città, che dopo vi vedrete un filmato, che vi dà un'idea precisa di cosa può essere la città contemporanea. Non parlo della città moderna, neanche quella del futuro. È una città possibile oggi, anche perché fra 5, 6, massimo 10 anni sarà costruita abitabile. Ed è un esempio che potremmo toccare con mano, è abbastanza raro. Direi che è un'operazione abbastanza unica al mondo, perché coinvolge 4 architetti di grandissima qualità, coinvolge degli operatori economici di grandissima qualità, coinvolge dei sistemi pubblici che finalmente hanno saputo esprimere assieme una domanda o una qualità che prima era abbastanza rara. Quindi è un'operazione, si chiama City Life, questa cosa, e che adesso vedrete con un film. Subito dopo avremo questo signore al mio fianco, che è John Johansen, che forse il più grande maestro, abbiamo la fortuna, veramente, forse ci vuole Pippo Baudo, no? Che annuncia come... John Johansen. Perché questo signore è da 40 anni che lavora sul futuro. In questo momento sta lavorando, credo, sul 2300-2400 con la NASA. Però lui ha realizzato delle architetture, ha aperto degli spiragli di linguaggi, di nuovi linguaggi di architettura. Tutti voi avete sentito che una delle tante trasformazioni che ha avuto negli anni 60 e poi il linguaggio architettonico, compositivo architettonico, quello del decostruttivismo, cioè vuol dire prendere tutta una serie di volumi, decostruire il volume in tanti volumi spezzettati, che poi ha creato una famiglia di architetti di grande successo. Lui è stato il primo che ha sperimentato degli edifici senza mai un incontro di setti, cioè mai, senza mai degli ambienti completamente chiusi. Ha fatto edilizia residenziale, ha fatto teatro, ha fatto di tutto, ma soprattutto ha cominciato a lavorare
sulle possibili strutture del futuro, dalle macroschiume fino al biomorfismo, perché come siamo partiti da quella famosa caverna, fra 200-300 anni, e ve lo dimostrerà questo signore, l'uomo per abitare non avrà più bisogno dell'architettura. L'architettura come la intendiamo noi, cioè di costruirsi un contenitore esterno che lo protegga dagli eventi. Ma tutti voi, non vi dico come, ve lo dirà lui, ma potremo autogenerare le nostre città, le nostre costruzioni, senza uso, senza creare materia e senza consumare energia. Questa è una cosa importantissima, ci stanno lavorando, e vi assicuro che non è una cosa così bislacca, cioè finalmente ci libereremo di tutte queste, smetteremo di tagliare a fette le montagne per fare delle finte pietre o tagliare dei boschi, eccetera eccetera. Adesso io farei partire il filmato di City Life, perché ecco una piccola premessa solo velocissima. Una delle cose che ci ha consentito il computer, non solo nel disegno costruttivo, nel disegno meccanico, ma ci ha permesso di simulare la realtà a un tale livello che sbagliare nelle scelte diventa sempre più difficile, perché c'è veramente la possibilità di controllare al vero quello che sarà domani lo spazio, soprattutto gli spazi vuoti dell'architettura. Quindi adesso parte un film che credo che dia un'idea abbastanza chiara. Tra l'altro si vedranno anche i progettisti mentre discutono fra di loro sui banchi di lavoro. Questa è la nebbia di Milano, sì. È sempre che quel signore della tecnologia che non ci ama per niente, eh? Tutto il suono. Ma peccato, perché ha un accompagnamento musicale molto suadente, confidenziale. E che succede? Senza suono. Beh, questo è Zaha Hadid, un architetto iracheno di grande successo, però peccato che non c'è suono, perché cioè io non posso fare il doppiatore soprattutto di Zaha. Questo è Daniel, no? Eccolo qua. Questo è Daniel Lipskin, che doveva, ecco, io mi sono dimenticato di dirvi che purtroppo Daniel Lipskin, che doveva essere qui con noi, perché è uno dei coprogettisti, e poi vedrete cosa ha fatto, è stato, ha subito ieri un attacco renale piuttosto forte, mi dicono che in questo momento è all'ospedale. Abbiamo tentato anche di fare una videoconferenza, ma purtroppo è stato ricoverato. Ho avuto una colica renale violenta, pare. Di origine polacca, no? Sì, nato a Varsavia. I progettisti qui sono quattro. Questo è un attore di Isozaki. Correggimi, perché sei tu che sai tutto. Sei tu progettista.
Ma peccato perché senza la musica è strano come, come tutta l'immagine perde il 50% senza essere accompagnata dalla musica. Eh no, perché diventa tutto molto lento, ma perché, come mai è così lento? È più lento del normale. Forse non c'è la musica giusta perché non gira. Oh, naturalmente, qui vedete, ecco, questa, questa è la torre di Zadid, vero sì, che si sviluppa un po' a elica. Ecco, questo è la torre di Ribskin, che addirittura ha un sesto grado, c'è cioè un fuoripiombo notevole. Queste sono le residenze, tue, no, di Zadid. Queste sono le residenze. Queste sono residenze sviluppate da Ribskin. Ho 20 ettari dell'area occupata, sono a verde, più o meno, no? Ecco, poi questo è un caro esempio di quando si superano le norme precostituite, sempre quasi sbagliate, dei piani regolatori che ragionano per pezzetti, ma avendo la possibilità di ragionare su un grande brano di territorio, si può derogare, quindi il fatto di avere verticalizzato questi elementi ha lasciato libero grandi spazi esterni. Ma perché il suono? Qui si ritornano a parte, vabbè, ma non importa. Ecco, perché poi nonostante i computer, però il concetto, l'idea nasce sempre da una matita, da un pezzo di carta. In questo caso un pennarello. Chi ha la mano? Non lo so, questo dipende. Ribskin. Sì, perché lui non disegna bene. Vedo da vestito. No, ecco, interessante anche come l'architettura ormai si suona a più mani, cioè di come in questo caso i progettisti ragionano tutti insieme su un unico progetto. Un po' di cinema. Questo chi è? I soldati d'Alcò. Ah, è d'Alcò, il maggiorese. Il momento in cui discuteva con... Zadid sta riscattando tutte le donne architetto, Cioè, ha saputo fermarsi tranquillamente in mezzo ai maschietti, si fa spazio. Una donna di grande forza, nata a Baghdad, da una ricca famiglia irachena, emigrata a Londra, a New York.
tutto il sistema dei trasporti sotterranei. Tutta la parte di parcheggio è tutta interrata, tutta sotterranea, i trasporti sono tutti sotto. Cioè, non si è... cioè tutto il sistema di movimento di trasporto interno è tutto sotterraneo, eh? Parcheggi, movimentazioni, comunicazioni. Il museo del design. Questo sarà il nuovo museo del design che nascerà a Milano in abbinamento con la Triennale, no? Quello è il design center, quello sul, questo qua, quello di fronte. Quello di fronte. Questa è la nuova piazza del Vigorelli. Qui dove c'è il Vigorelli? Sì, a destra, questo è il Vigorelli, c'è riprogettato, c'è l'ipotesi di riprogettazione del Vigorelli. E questo questa è, nuovo. È tutta la piazza del Vigorelli, è una nuova piazza per Milano. Il design center è il museo del design. Molto rapidamente, questa è la piazza del Vigorelli, cioè una nuova piazza che viene a definirsi con questo progetto che ha invaso la città e sta trasformando e trasforma un luogo di traffico di fronte al Vigorelli che è, che è la vecchia pista arena atletica, ciclistica di Milano, in una nuova piazza che rivitalizza tutta questa parte verso Viale Certosa, e questi sono momenti del dialogo, ne parleremo dopo. E vabbè, lasciamo. Anche perché va lentissimo. Ecco, questa è un'altra importante arteria urbana che si viene a determinare all'interno dell'intervento, e da Piazza Domodossola, cioè dalla parte verso la stazione del passante ferroviario, si definisce come percorso poi lungo l'asse dove si trova in questa posizione il design center, da questa parte il museo e dalla parte opposta rispetto al museo la piazza delle Tre Torri, che è l'episodio centrale di tutto l'intervento. Piazza delle Tre Torri, ecco, qui ne vediamo due, una è questo settore di sfera che vedete proprio al centro e che determina questo nuovo spazio, suggerisce questo spazio virtuale della grande cupola, della grande cupola spaziale centrale che tiene insieme gli altri due grattacieli, il parco centrale, la zona a densità forte di verde dello spazio centrale e il nuovo naviglio, l'acqua, cioè i due elementi naturali che vanno a dialogare con gli elementi più fortemente connotati tecnologicamente di tutto l'intervento. Questa è la parte del Palazzo dello Sport esistente, l'unica parte conservata in termini di immagine ancora nei termini originari, un'architettura dell'inizio del secolo scorso, che si mantiene e si mantiene insieme anche alla struttura interna e alla struttura di copertura,
che viene completamente riproposta e rivisitata in termini di utilizzo in quanto servizio sociale che accoglie al suo interno tutte le associazioni che si dedicano all'assistenza da un lato degli anziani e dall'altro alla promozione dell'intelligenza dei bambini. E definisce insieme al Museo del Design la struttura di servizio forte, la struttura di servizio pubblica dell'intero intervento. Come credo che siamo alla fine. Adesso sono veloci. Ma allora, visto che come sempre la tecnologia mostra tutti i suoi limiti e non bisogna fare eccessivo affidamento in toto sulla tecnologia, almeno io penso che questo sia un atteggiamento che il progettista in ogni caso deve sempre tenere. Le tecnologie sono importanti, le tecnologie aprono scenari assolutamente nuovi. Noi oggi questo discorso delle tecnologie in diversi modi, in diverse accezioni dobbiamo affrontarlo, le tecnologie di progetto, i nuovi software che sono messi a disposizione, le tecnologie dei materiali, la tecnologia nel suo insieme come logica generale è oggi un elemento che è entrata prepotentemente nel progetto. Ma credo che almeno altrettanto importante quanto la tecnologia sia porre l'attenzione, fare una riflessione sul che cosa vuol dire progettare oggi. Se è vero come è vero che l'architettura altro non è che la struttura formale della storia, io credo ci sia da interrogarci su che cosa vuol dire oggi fare architettura e perché cosa oggi si fa architettura. Non c'è dubbio alcuno che il legame fra architettura, ricerca e libertà sia un termine del problema assolutamente ineludibile. Soltanto all'interno di una ricerca forte, io credo che oggi ci siano le condizioni per poter testimoniare la cultura del nostro tempo e per testimoniare in qualche modo anche il grado di libertà di cui noi oggi possiamo fruire, il grado di libertà che noi possiamo vivere attraverso l'architettura. Questo progetto è stato un'esperienza straordinaria per vari motivi. Uno di questi motivi, è che apre una riflessione sulla libertà importante, è il metodo che si è utilizzato per sviluppare il progetto. La riflessione parte da questo, da tre punti, credo, molto, molto precisi sulla cultura contemporanea. Problema che sempre hanno toccato la cultura dell'uomo in termini generali. Il problema dello spazio e il problema del tempo. Il problema dello spazio, in termini di progetto, oggi vuol dire per l'architetto immaginare di affrontare non più l'architettura in quanto edificio, ma l'architettura in quanto grande brano territoriale, pezzo di città. La cultura dell'architettura fino a ieri, non dico fino ad oggi, ma dico sicuramente fino a ieri, si è sempre definita nell'individuazione dell'edificio. Se pensiamo tutto quello che ancora è l'architettura del XX secolo, noi continuiamo a pensare degli edifici importanti.
siano questi Falling Water, la casa sulla cascata di Frank Lloyd Wright, fino a il Guggenheim stesso, il Guggenheim di New York, piuttosto che la Tourette di Le Corbusier, pensiamo sempre in ogni caso degli edifici. Ancora l'ultimo, a cui faceva, di cui faceva menzione Casati, il Guggenheim di Bilbao, è un grande, straordinario edificio, ma sempre edificio è, oggetto, oggetto è. Oggi l'architettura affronta temi di natura diversa, sostanzialmente, temi di natura che fanno riferimento alle grandi dimensioni del territorio, che fanno riferimento a pezzi interi di città, e questo ne è un esempio. Ma come si affronta il problema di grandi pezzi di città? Gli ultimi 20 anni ci hanno proposto una soluzione rispetto a quello che è sempre stata l'evoluzione tradizionale del rapporto fra committenza e architetto. La committenza ha sempre individuato un architetto, ha sempre individuato di fatto una sorta di demiurgo della città. Il rapporto storico, abbiamo esempi classici, Giulio II, Michelangelo, Re Sole, Bernini, sempre in ogni caso l'ipotesi che un soggetto, una persona fosse in grado di reggere la trasformazione del territorio. Ma parlavamo sempre di pezzi molto ben definiti, di oggetti, e questo discorso aveva sicuramente il suo senso e l'ha testimoniato la straordinaria evoluzione della storia dell'architettura di questi ultimi secoli. Oggi, di fronte a un problema così complesso come le grandi parti di città, all'interno di un problema di complessità altrettanto grande su un altro versante, che è il tema della globalizzazione. La globalizzazione vuol dire culture diverse che sono entrate a contatto, sono entrate in rapporto, con tutti i problemi positivi e negativi che questi contatti e che questi rapporti hanno determinato. Noi abbiamo immaginato quindi, nel momento in cui abbiamo iniziato a sviluppare questo progetto, che fosse necessario porre l'accento su questo fatto e dare una risposta a questo problema. Dare una risposta a questo problema ha voluto dire mettersi in gioco quattro architetti, quattro signori di provenienze culturali diverse. Isozaki è un straordinario personaggio che sta tutto dentro la cultura giapponese, tutto dentro la cultura zen, con una grande conoscenza dell'architettura internazionale, ma di riferimento di quell'area culturale. Zaha Hadid, una signora che nasce a Baghdad e poi sviluppa tutto il suo iter all'interno del mondo occidentale fra Londra e New York, ma portatrice di questa grande sapienza medio orientale. Daniel Libeskind, che nasce a Varsavia, attraversa come un ebreo errante l'Europa. A Berlino lascia questa testimonianza straordinaria del museo ebraico, approda a New York, dove poi va a definire il progetto di Freedom Tower, la ricostruzione delle Torri Gemelle, per intenderci. Bene, tutti e quattro insieme, aree culturali diverse, provenienze diverse, mondi diversi, ma con un unico intento, di vedere di dare un senso all'architettura della globalizzazione. L'architettura della globalizzazione vuol dire, consci delle proprie tradizioni, consci delle proprie esperienze, sapere di dover mettersi in gioco per definire un nuovo futuro. Questa è la cosa importante. Definire un'architettura che tende a toccarsi, che tende a divenire in qualche modo speculum mundi, cioè una visione del mondo che tiene insieme tutte questi dati, queste tradizioni, ma va a individuare un livello di rapporto con lo spazio progettato, lo spazio costruito, che è un livello di comprensione, che è un livello di testimonianza, di una volontà di costruire un mondo diverso, un mondo aperto agli apporti culturali diversi e differenziati. Ecco che allora che il progetto definisce una sua unitarietà sul luogo, definisce una serie di situazioni che tengono insieme tutti i diversi pezzi che compongono la città,
dalle zone residenziali che definiscono la continuità con la città esistente, alle zone di servizio che definiscono i rapporti vitali con la città, rivolti ai bambini, rivolti agli anziani, rivolti alla cultura, rivolti ai servizi e alle necessità della città, verso tutte le attività di lavoro. Le Tre Torri sono in qualche modo la nuova icona, il nuovo simbolo di Milano che testimonia questa recuperata visione internazionale della città, conscia delle proprie tradizioni, ma aperta verso i termini dell'innovazione nei modi più radicali, e che mette al centro del progetto ciò che nell'architettura del Novecento dal progetto era stato fuori. L'elemento della grande naturalità, il parco, un grande parco che tiene insieme il progetto, ne diventa il centro, simboleggia la recuperata sintonia con l'artificialità del costruire. Parco, acqua, quel naviglio che attraversa il parco e che definisce insieme al momento forte dal punto di vista dell'immagine, che sono le Tre Torri, visibili da tutte le direzioni a lungo campo, dalle infrastrutture che conducono su Milano. Tenete conto che hanno un'altezza media intorno ai 200 metri, la più alta intorno ai 220 metri, un'altra la seconda intorno ai 180, e quel brano di sfera che tiene insieme le altre due torri e il parco e l'acqua è alta intorno ai 160 metri. Ora tutto questo che diventa il segno centrale di tutto l'intervento è il frutto di un discorso, di un metodo che per la prima volta nella storia dell'architettura ha messo insieme intorno al tavolo, a partire dal primo segno sulla carta bianca, quello che Le Corbusier definiva il crimine, cioè il momento in cui si violava l'integrità del foglio, cioè si definiva il primo pensiero che si stabiliva sulla carta. Tutti quanti insieme, è un dialogo che si è sviluppato per sei mesi, tenuto insieme da incontri e da quello che la tecnologia, in termini assolutamente in questo caso perfetti e continui, ci ha consentito, cioè un dialogo in rete che ha tenuto insieme gli intervalli fra gli incontri fisici che noi avevamo. Ecco, io credo che la cosa più importante, poi di questo progetto ovviamente se ne parlerà, si entrerà nei dettagli, si vedrà che cosa singolarmente in ogni sua parte va a esprimere, ma sostanzialmente io credo esprima questi due fatti. Uno, la volontà di conoscersi attraverso culture diverse, pensando che il modo per conoscersi sia ricercare insieme una soluzione ai problemi di tutti, dando un senso all'incontro delle diverse esperienze culturali e andando a definire un sistema urbano che all'interno di questa logica determini dei rapporti certi con la città, un autentico pezzo di città che possa vivere insieme e sfumare dentro la città generando elementi di rivitalizzazione positiva. Io sono personalmente molto soddisfatto, ma con me gli altri tre progettisti, del fatto che dal momento in cui questo progetto è entrato in rapporto con la città si è dilatato, quasi un sasso gettato nello stagno che ha riverberato onde positive. Noi avevamo suggerito alcuni ampliamenti, alcune sbordature rispetto alle linee di progetto. La piazza del Vigorelli è una di queste, non faceva parte direttamente del progetto. Abbiamo suggerito che ci fosse una continuità del progetto verso la città, cioè prima abbiamo immaginato il progetto come un fatto centripeto, cioè dalla città dentro quell'area stabilendo i termini di relazione con la città, perché solo così questo progetto poteva immaginare di vivere, come elemento di continuità e di vitalità con la città stessa. Nel momento in cui si è determinato il progetto, nel momento in cui siamo entrati in relazione con la città attraverso le sue istituzioni, i suoi uffici, questo progetto è uscito dalle sue dimensioni, ha
toccato altre parti della città, sta coinvolgendo ulteriori parti, perché stiamo adesso elaborando anche un'evoluzione del progetto verso la fiera, e si è a questo punto più che duplicato come effetti di riverberazione territoriale. Ecco, questi due momenti, questi due fatti, uno del dialogo, di architetti che cominciano a discutere insieme dall'inizio e portano avanti lo sviluppo del progetto della città insieme. E questo secondo fatto delle riverberazioni in positivo della città credo che siano i due elementi centrali che reggono la logica del progetto nel suo complesso. Grazie. Beh, poi forse farà tempo a dirci qualcosa, perché questo signore Maggiora è anche l'artefice, cioè il progettista del Palazzo dell'Hockey delle Olimpiadi di Torino, perché l'anno prossimo ci sono delle Olimpiadi di Torino e anche lì si potrebbe aprire un nuovo incontro, perché il suo progetto è l'unico elemento, forse dal punto di vista personale, di qualità, in un'occasione persa che poteva invece generare un sistema di qualità come è stato per City Life. Concludendo il discorso su Milano, quando vi dicevo che sarà il fenomeno Bilbao in Europa prossima, perché Bilbao non è il Guggenheim, ma è un sistema, si comincia dall'aeroporto, è il più bello aeroporto del mondo, credo, quello di Calatrava, c'è un aeroporto, cioè, eccetera, eccetera. Ma Milano, oltre a City Life, contemporaneamente sta partendo un altro immenso quartiere che è di Santa Giulia, dove c'è la mano di Foster, c'è la nuova torre della regione, una nuova torre di Pei della provincia, c'è la provincia sempre che con Benini sta facendo, o farà, un polo di qualità. Cioè, incredibilmente Milano è un po' come la Bella Addormentata, ha dormito per 40 anni, perché dopo la Grattacielo Pirelli, che è stato l'ultimo atto di architettura che la città ha fatto, non è successo niente. Beh, questa Bella Addormentata finalmente si è svegliata. Ora lasciamo a John di raccontarci il futuro. Grazie. Innanzitutto, sì, la sentiamo benissimo, va benissimo, grazie. It's all right, we can hear you. Mi piace che la gente mi senta. Allora, per me è un grande piacere. Oh, I see. For the translation. I see, all right, thank you. Excuse me. I'm very... È per me un grande piacere e un onore poter parlare qui stasera. Sono lieto e grato di questa opportunità che mi è stata offerta dal meeting di Rimini. E sono lieto di poter partecipare un po' a quella che è la missione di comunione e liberazione, che è un po' un messaggio di speranza. Vorrei soffermarmi un po' sul titolo di questo meeting, se me lo consentite. Il tema del meeting di quest'anno è quello della libertà. E a prescindere da quello che sarà poi il contenuto della mia presentazione sotto il profilo professionale, vorrei dire che la libertà è fondamentale per la condizione umana. La libertà è fondamentale per la condizione umana. E la libertà assume due aspetti. Potrebbe essere la libertà da forze distruttive della natura, ma anche libertà da forze distruttive della società. Basti pensare a Galileo nel XVI secolo. Galileo, che si era
opposto all'autorità papale, sostenendo di avere il diritto di pensare, di avere il diritto di interrogarsi, di avere il diritto di concepire quello che poteva essere un nuovo ordine del sistema solare. Da allora, beh, molti passi sono stati fatti. Abbiamo avuto l'illuminismo, abbiamo avuto il sorgere di democrazie liberali, il sorgere di ideali umanistici. E adesso abbiamo la libertà di fare scienza, religione e arte, che sono elementi preziosissimi. Poi c'è un altro aspetto della libertà, che non è la libertà dall'oppressione, ma è la libertà che noi troviamo all'interno dell'anima umana. E questa è la libertà fondamentale, ai fini, del tema che ci interessa oggi. La curiosità, l'interrogarsi. Beh, innanzitutto noi siamo individui curiosi. E la curiosità umana ha proprio a che vedere con la curiosità. È la passione che mi porta a parlare così velocemente. La libertà dello spirito umano all'interno dell'individuo inizia dalla curiosità. Perché siamo sul pianeta? Che cos'è la vita? Che cosa significa l'uomo? Che fare della vita dell'uomo? E ci interroghiamo. E siamo curiosi. E poi utilizziamo la nostra immaginazione. E in questo processo c'è un momento anche di ispirazione, che noi potremmo definire come l'atto più nobile della creatività, la rivelazione rispetto a qualcosa più grande di noi, rispetto al quale noi siamo collegati e appunto dal quale siamo ispirati. Attualmente, in quello che è il mio ambito professionale, noi stiamo pensando, o meglio, siamo curiosi di quelli che potrebbero essere nuovi sviluppi rispetto a una nuova tecnologia di costruzione, rispetto a quella che è un'architettura completamente nuova. Io parlo di nuova architettura, che vedremo nel prossimo futuro, e la definisco come una nuova specie di architettura. Perché parlo di specie? Perché, così come si sta sviluppando l'architettura, l'architettura si sta avvicinando sempre di più a quelli che sono gli organismi viventi. No, 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 no. Gli edifici oggi si autocostruiscono, sono autostabilizzanti. Si autoregolano in termini di servizi. C'è un coordinamento nel numero dei servizi che questi edifici offrono. Si auto-organizzano tramite meccanismi di feedback, feedback positivo e negativo. Quindi questo feedback avviene con l'ambiente circostante. C'è un sistema di autodiagnosi, che significa che questi edifici si rendono conto di eventuali cattivi funzionamenti. Ci sono meccanismi di autoguarigione, perché questi edifici sono in grado di correggere il cattivo funzionamento senza alcuna assistenza dell'uomo. C'è anche un procedimento di autoapprendimento.
perché questi edifici apprendono dai propri errori e correggono gli errori. E quindi la prossima volta non cadranno nello stesso errore. E poi c'è anche un processo di autoevoluzione. C'è un miglioramento tramite la selezione naturale, proprio come avviene in natura. Queste facoltà, in genere, noi le attribuiamo soltanto agli organismi viventi, almeno per il momento. Ora, le nanotecnologie molecolari aggiungeranno un fattore organico a questi edifici, ovvero la crescita. La crescita. Il termine nano è notissimo, a voi almeno in Italia, per voi in Italia è comprensibile, però nel caso non lo sappiate, deriva dall'antico termine greco nano, appunto. Qualcosa di microscopico. Qual è il concetto di crescita molecolare? Il famosissimo fisico Richard Feynman nel 1945 suggerì che una codificazione simile a quella fornita dal DNA potesse essere utilizzata per strutturare la materia in modo artificiale, a partire da alcune sostanze chimiche ben selezionate e a partire dalle molecole, si arriva alla produzione di nanorobot, che sono in grado di autoreplicarsi, fino a poter disporre di una forza lavoro enorme, costituita da robot, o da robot, appunto, assemblatori, che sono in grado di costruire praticamente tutto, che sono stabili sotto il profilo chimico e che l'uomo è in grado di definire con estrema precisione. E questi robot traggono l'energia dall'elettricità e dalle sostanze chimiche. Questo processo non è una crescita biologica, ma è una crescita meccanica. Le cellule in natura si dividono. E allo stesso modo i robot molecolari si autoreplicano. Un altro famoso fisico, Eric Drexler, nel 1986, conosciuto come il padre fondatore delle nanotecnologie molecolari, ha pubblicato un libro dal titolo Macchine di creazione. In quel libro egli parla di una rivoluzione industriale, di una nuova rivoluzione industriale del millennio a venire. Rivoluzione che vedremo nel prossimo millennio. Per gli architetti questo significa una nuova fase nell'evoluzione delle strutture realizzate dall'uomo, senza necessità di manodopera, senza fabbriche. Nel suo testo Evolutionary Architecture, John Fraser, un inventore britannico, la grande visione parla di un nuovo processo di design che definisce come nuovo linguaggio genetico. L'architetto nel prossimo futuro comincerà da un bozzetto, un'esperienza del tutto umana, cervello, mano, collegamento mano-cervello. E le immagini della mente vengono per la prima volta impresse sul foglio di carta. Poi c'è un secondo passo.
che è quello di un nuovo design di quello stesso disegno al computer. La terza fase è quella dell'ingegnerizzazione tramite il computer. E poi ci deve essere un modeling molecolare e alla fine la produzione di un codice, analogamente a quanto accade con il DNA. Per gli architetti non ci saranno quindi né planimetrie né specifiche. La fattibilità è il primo quesito che si pone. Innanzitutto c'è un mercato, questo è uno strumento che può essere utile per noi. E il primo quesito è la velocità. Quanto tempo ci vorrà per questa realizzazione? I fisici ci dicono che per passare da una dimensione microscopica a un metro cubo saranno necessari pochi minuti. E per quanto riguarda la dimensione, si può arrivare fino alla dimensione di grattacieli e anche di più. I costi. Beh, le sostanze chimiche verranno dall'atmosfera, dall'acqua e dal suolo. A questo punto non ci saranno nemmeno emissioni inquinanti. Beh, pensate, se dovessimo costruire alloggi per la popolazione nel deserto, in mezzo all'Africa, non ci sarà necessario dei materiali di costruzione, utilizzeremmo l'aria, il suolo, l'acqua e tutto quello che dobbiamo portare sul cantiere è un codice a partire dal quale potremo realizzare questi alloggi. Qual è la performance di una simile realizzazione? Le nanotecnologie molecolari produrranno energia pulita e abbondante e miglioreranno l'ambiente. È possibile parlare di morphability. Che cosa significa? Non dare forma a qualcosa, ma dare forma a un oggetto che poi a sua volta può cambiare di nuovo forma. Riuscite a immaginarvelo? C'è poi la possibilità di fondere le sostanze, come nella vita animale. Dalla sostanza ossea abbiamo poi il tessuto muscolare, il tessuto nervoso, la cute. E alla fine abbiamo una continuità senza interruzione. Non ci sarà mai più una separazione fra materiali. Non avremo il vetro che si scontra con l'acciaio o il legno che si scontra a sua volta con un altro materiale. L'intero processo di crescita ci consente una continuità fluida da una sostanza all'altra. Quali sono i passi realizzati fino ad oggi? La NASA che è l'Agenzia Nazionale per l'Industria Aerospaziale negli Stati Uniti, si sta preparando per operazioni di scavo sulla Luna, invertendo quello che è il processo di costruzione. La ricerca in Giappone si sta occupando di piccoli motori microscopici autoassemblanti. La morphability, quindi la possibilità di cambiare forma, si ottiene tramite
migliaia di nanomotori. Il Foresight Institute in California, negli Stati Uniti, è un centro di coordinamento della ricerca che appunto si occupa di coordinare la ricerca negli Stati Uniti e all'estero. Quando vedremo questi grossi cambiamenti? Beh, questa svolta viene definita l'assembly breakthrough, la svolta della costruzione. I fisici indicano che questa svolta avverrà entro 3 generazioni, 100 anni. A prescindere di quello che è l'orizzonte temporale, i fisici aggiungono comunque che questa nuova rivoluzione industriale è inevitabile. Ci sarà. Ed è sorprendente essere qui e sapere che questa rivoluzione accadrà, anche se magari non saremo lì per vederla. A questo punto, chi ha avuto la visione di questa svolta? I fisici. I fisici ci dicono che questo è possibile. Ma io sono solo un architetto. Sono un architetto che cerca di immaginare come potranno essere questi nuovi edifici, la tecnologia che li realizzerà e le espressioni architettoniche che li caratterizzeranno. Quando non ci sarò più, le giovani generazioni se ne occuperanno. Come architetto moderno, e sono orgoglioso di poter dire di essere un architetto moderno, io chiederei a questa nuova tecnologia di costruzione, ebbene le chiederei cosa posso fare di questa tecnologia, che cosa può fare questa tecnologia per me, quali sono le sue latitudini, quali sono i suoi limiti? Quale può essere la sua espressione architettonica, quella che la caratterizza? E come sarà possibile rispondere a quelli che sono i cambiamenti socioculturali del futuro? E a questo punto vorrei mostrarvi alcune immagini. Vediamo se sono capace di farla mentre proseguo la mia presentazione. Ebbene, la prima immagine che vedete qui è proprio la nuova specie di architettura. Lo dico perché in futuro l'architettura sarà come un organismo vivente. In questo momento il mio studio ha il nome di Nano Architecture New York City. Vedete l'acronimo ONA. Eccoci. Questa è una componente meccanica, è una simulazione, la dimensione è microscopica. In bianco sono atomi. Si tratta di meccanismi che hanno la forma di molecole. Lo vedete, sono delle ruote dentate, un sistema meccanico, degli ingranaggi. E la dimensione è quella di un capello umano. Questi sono nanotubi di carbonio puro.
predisponendo delle molecole di carbonio, si ottiene la grafite per una matita, ad esempio. Quando queste molecole di carbonio vengono compattate, si ottiene un diamante che è 50 volte la forza dell'acciaio, perlomeno secondo le conoscenze attuali. Questo è un progetto di un robot. Questo è un progetto ancora più sofisticato, sempre di un robot. E questo è un robot che ha a che fare con la morphability, la possibilità di cambiare forma. C'è un corpo, 12 bracci. I bracci possono estendersi verso l'esterno o ritirarsi, possono ruotare, così come l'articolazione di una spalla nell'essere umano. Ciascun braccio è dotato di una mano con tre dita che possono fra di loro serrarsi. Questa è un'organizzazione dei robot che abbiamo visto prima in forma geometrica. Le sostanze hanno delle capacità meravigliose. Questo è un tessuto muscolare umano. Lo riconosciamo un po' alla sommità. Se prendiamo una parte di tessuto muscolare e scendiamo un attimo nella visione di questa diapositiva, vedete che arriviamo alla azione, vedete un tessuto di scivolamento. C'è un'attivazione e disattivazione del tessuto muscolare e questa azione può essere riprodotta con le nanotecnologie in dimensione nano. È così che abbiamo la morphability, il mutamento della forma, abbiamo l'allungamento della forma. Devo dire che sono sempre stato affascinato dalle forme della natura. Questo è un progetto di una casa, un'abitazione. Vedete la pianta e la sezione. E questo è un progetto di 55 anni fa. Vedete che ricorda le forme della natura, non solo dal punto di vista di quella che è la forma globale, l'abitazione familiare, ma anche in termini di quella che è la distribuzione delle funzioni. Tutte le funzioni per una famiglia sono espresse all'interno di questo progetto. Quando nascono bambini, quindi entrano a far parte della famiglia, si aggiunge una nuova gemma che cresce a sinistra. E questa gemma è dove saranno ospitati i nuovi bambini. È una casa quindi che può ospitare la vita umana, proprio come accadrebbe nel caso di un organismo vivente. Quindi, 55 anni fa nessun altro faceva progetti di questo tipo. Io mi ero appena laureato da Harvard, dove avevo studiato con Walter Gropius, che era un'espressione molto severa di architettura moderna. Questo è un progetto più recente, è una casa che vola, che comprende molte camere d'aria al suo interno, camere di elio piuttosto. Ed ecco perché questa casa è in grado di volare
naturalmente può essere controllato il suo movimento tramite cavi, o ci possono essere dei motori, dei jet, che la possono far star ferma oppure la possono far spostare. E questo potrebbe essere l'interno di questa abitazione. Come vedete, è un'esperienza completamente nuova. E anche qui la forma cambia. Questa è la casa che cresce, uno dei 5 progetti che vi presenterò questa sera. Adesso consentitemi un minuto di trovare le note. Vi ho detto prima che tutto inizia dal bozzetto iniziale, da un disegno, che poi viene ridisegnato al computer. Ebbene, questa è un'animazione al computer della casa, questo è lo stadio finale di crescita. Vedete in basso che c'è un cilindro, all'interno ci sono delle sostanze chimiche. Sostanze chimiche a partire dalle quali si ottiene la crescita e la produzione di questa abitazione. In rosso abbiamo il codice, quel puntino rosso è il codice. Lo si chiama il seme, devo dire che è una definizione molto romantica, è la definizione peraltro che usano i fisici. E ora vorrei leggervi una mia composizione che descrive la crescita di questa abitazione. Ho perso le slide di questo passaggio che volevo leggervi. Ho perso tutto, chiedo scusa. Non riesco a ritrovare la sequenza di immagini. Questa è l'ultima immagine che volevo mostrarvi. Dobbiamo fare un attimo marcia indietro. Io vorrei la prossima, questa la successiva, ma non compare. Eccola, eccola, eccola. Bastava solo aspettare. Insieme a tutto ciò che cresce questa primavera, io faccio crescere la mia casa con curiosità. L'uomo ha sempre assistito alla natura all'interno di questo suo processo segreto. Ora l'uomo può prendere parte al processo della natura. Ho posto un seme, DNA artificiale, un progetto per quello che la mia casa diverrà. L'ho piantato come nella terra. Le radici si allungano verso il basso per cercare il cibo per la sua crescita verso l'alto, così come le molecole si moltiplicano enormemente. Per cercare l'alimento per la sua crescita verso l'alto, così come le molecole si moltiplicano enormemente. Un sistema vascolare provvede alla distribuzione verso l'alto, tramite rami, tramite tronco, le mie colonne, alle costole, ai rami. La mia struttura, il mio sostegno, nelle membrane viventi, il mio tetto, la mia copertura.
Vivrò all'interno della mia casa vivente in una pace simbiotica? Vivrò all'interno della mia casa vivente in una pace simbiotica? Potrei vivere con la mia anima tormentata, perché io ho partecipato alle vie segrete della natura. Eppure potrei trovare la pace se il mio progetto è con lo spirito, senza voler superare la modestia della natura. E così sarò il suo compagno nella gloria di questa primavera. Il prossimo progetto è quello degli appartamenti sugli steli. Devo ringraziare uno dei giovani architetti con i quali collaboro, che mi ha assistito in questo lavoro al computer. Chiedo scusa, questo devo dire è un disegno molto forte, molto abbozzato, che dimostra come ci fosse un'unica fonte di crescita per questa abitazione. Poi ci sono gli appartamenti che hanno quattro steli e che attingono da quattro fonti di crescita. In blu abbiamo le sostanze chimiche e ancora una volta il puntino rosso è il codice. Ancora una volta appartamenti di varie dimensioni, ciascuno supportato da uno stelo che è rappresentato in nero. In giallo abbiamo gli ascensori, o piuttosto direi i lievitatori. Sono delle capsule su monorotaia autoelevanti. E tutto si basa sulla geometria esagonale. Vedete qui una sequenza di crescita. Vedete questi steli molto snelli che si innalzano e hanno 50 volte la resistenza dell'acciaio. Questa è un'altra fase di crescita. Abbiamo i rami. I rami che poi vanno a racchiudere lo spazio vivente. E poi abbiamo la crescita dentro la crescita, all'interno di queste capsule viventi. Gli appartamenti avranno un design del tutto unico e saranno completamente personalizzati come mai prima. E poi abbiamo il ponte su radici aeree, sui viticci. Utilizzo il termine tendril, che sta per radici aeree o vitigi, perché in botanica, in natura, fa riferimento alle vigne, che crescono separatamente e poi si incontrano e si intrecciano grazie appunto a queste radici aeree.
Questo è un mio disegno a partire dal quale poi è stata ottenuta l'animazione al computer. Ho scelto un ponte particolare, un progetto che ha diverse campate che si estende, vedete la crescita come inizia in alto, a partire dalle sostanze chimiche nell'acqua e poi scendendo, vedete la crescita laterale. Finché appunto le due parti del ponte si congiungono. E infine vedete appunto l'incontro e la fusione. I bracci laterali vanno a toccare la sponda del fiume. Naturalmente mi si potrebbe chiedere come si può essere sicuri che poi le estremità si incontreranno nel punto giusto, potrebbero non incontrarsi, ma procedere parallelamente. Ma il problema già è stato risolto tramite le operazioni di rifornimento che si svolgono regolarmente fra i velivoli in volo, utilizzando le forze elettriche positive e negative. Vedete la sequenza di crescita dall'acqua prima. Difficile. Il progetto successivo di cui voglio parlarvi è quello del Morphable Museum, il museo che cambia forma. È una dimostrazione all'interno di un edificio di tipo molto particolare, che è poi il museo, che è un edificio che richiede continui adattamenti e modifiche. Perché le varie gallerie devono essere mutate, cambiate. Questi sono organismi marini, almeno ce li ricordano molto da vicino. Sono andato un po' troppo in fretta, torniamo indietro. Eccoci. Vedete un centro di crescita, questo per il museo. Vedete la crescita progressiva. Lo sviluppo insolito in questo caso è che abbiamo uno stelo che cresce, le gallerie che si generano, crescono come foglie e infine una crescita verso l'esterno, che poi è la copertura di protezione di tutta la struttura. Ecco, il filmato dovrebbe procedere da solo. Non sono ancora pronto per l'ultima diapositiva.
Questi sono i centri di crescita. Sono i raggruppamenti di queste colonne. Vedete le costole e le foglie, che sono il supporto per le varie gallerie del museo. Vedete la crescita? Eccola. Queste foglie o gallerie possono crescere, ma possono poi anche ritirarsi. Questo sarà un museo straordinario, perché può essere mutato, adattato in qualsiasi momento per far fronte alle diverse mostre che verranno ospitate al suo interno. Ecco l'esterno del museo, una forma direi molto leggera, non materica, molto forte, di rapida costruzione. È molto poco costosa. Ecco e qui è il centro di comunità. Prevederà dei codici per diversi tipi di edificio. Direi che questo è il progetto più straordinario di tutti. In basso vedete anche qui i punti di crescita, le sorgenti di crescita. Ecco Dobbiamo a questo punto prendere una decisione. Potrà avere una forma astratta come espressione, come vedete in basso a sinistra, oppure possiamo avere una espressione rappresentativa. Quindi una forma che ci ricordi di più, appunto, una forma che cresce, così come queste bellissime felci, questi germogli di felce. Ancora una volta, la geometria è un po' quell'esagonale. Ho progettato un sistema di distribuzione per questo centro di comunità. A partire da tre punti, le sostanze chimiche vengono alimentate all'interno del centro di comunità e arrivano ai vari punti di crescita che vedete riportati con un cerchio. Se c'è bisogno di avere una determinata forma da un lato ed un'altra dall'altra parte, possiamo avere sui punti di crescita diversi codici. Un codice per la zona in giallo ci consentirà di avere una costruzione di dimensioni enormi. L'altro codice, invece, ci consentirà di ottenere una forma e un edificio completamente diverso. E questo è l'ultimo progetto. È una cappella bellissima dedicata al sole. Si chiude di notte e si apre all'alba. I petali sono completamente aperti a mezzogiorno e poi gradualmente nel pomeriggio fino al crepuscolo si vanno chiudendo. E questa è la Cappella del Sole. Devo dire
non stiamo dicendo nulla, non stiamo parlando di religione, non sappiamo a quale Dio sarà consacrata la cappella. Qui si ricorda l'adorazione del sole che fa parte dell'universo. È un po' l'impresa cosmica, la creazione in quanto tale. Ancora un'osservazione. Un gesuita francese, ecco, vorrei citare dalle sue parole. La nostra è una civiltà che è sempre più responsabile per quella che è la sua evoluzione. Spero che abbiate compreso questo messaggio. Siamo una civiltà che è sempre più responsabile della sua evoluzione. Il che suggerisce non che noi abbiamo libertà, ma abbiamo una libertà con delle responsabilità morali. Responsabilità morali. Sono ormai a 90 anni e vi lascio. Lascio a voi, generazioni più giovani, il compito di continuare a seguire la vostra curiosità, ad allargare gli orizzonti della vostra immaginazione. Ad allargare gli orizzonti delle vostre forze creative, della vostra libertà di spirito. Questa presentazione delle mie visioni del futuro, prendetela come un'esaltazione. Grazie. Vi ringrazio molto. Scusate, abbiamo fatto tardi, però credo che è stata un'avventura unica. Abbiamo avuto un privilegio di ascoltare John Johansen e di poter vedere, oltre ad ascoltare le sue parole, queste immagini. Guardate che è veramente un privilegio. Sono immagini che non ha ancora visto nessuno. Questa non è utopia, è ricerca vera, è ricerca sopportata dalla scienza. E quanto ci ha detto deve perlomeno incuriosirci e deve cominciare a interessarci sull'evoluzione che ha il direttore. Mi scuso anche per dei difetti tecnici che ci sono stati. Il film iniziale era bellissimo, con della musica, con un ritmo. Purtroppo per delle incompatibilità non ho capito bene i dischi, i computer e cosa, è andato senza musica a una velocità di... Le sue immagini le abbiamo viste per voi. Io le ho viste intere, voi le avete viste solo per tre quarti, perché un quarto mancava, perché evidentemente non c'è uno zoom o incompatibilità sempre di linguaggi tecnologici, però ciononostante non abbiamo avuto neanche il tempo per vedere il Palazzo dell'Oche di Pierpaolo Maggiora, che meritava, perché è già una testimonianza di come un'architettura può evolversi e può trasformarsi secondo le necessità future. Io direi, ormai abbiamo fatto le 9, sono commosso, è la prima volta, e devo ringraziare voi del meeting, cioè noi, che abbiamo potuto parlare quasi per 3 ore di architettura con un pubblico interessato e attento. Vi ringrazio moltissimo, a presto, grazie.